oggetto di oggi è per questa mattonella, la numero 33 per la precisione nella mia playlist, e praticamente è stata creata per poi utilizzarla per un progetto più vasto, quindi non sarà la sola, cioè ne farò altre uguali per poter poi utilizzarla per un progetto. Questa mattonella è composta di no, tutti. Oggi vi voglio fare il tutorial per questa mattonella, è la mattonella numero 33 che fa parte sempre della mia lista, la mia playlist delle mattonelle, e per farla ho utilizzato questa lana e è una Merinos extra fine, molto molto morbida, molto bella come lana, e questa mattonella sarà l'inizio di un progetto un po' più ampio, però insomma intanto iniziamo col fare la mattonella. Allora, iniziamo con il solito cerchio magico, dove all'interno faremo un tanto 3 catenelle. Una, due e tre. E poi proseguiremo. Io si è stretto troppo. Scusate, ma si è stretto un po' troppo. Allora, uno, due e tre. Poi faremo ancora 3 maglie alte. Una, due e tre. E separeremo queste 3 maglie alte più una, che sono 4, le separeremo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, e formeremo ancora altri 3 gruppi, quindi alla fine avremo 4 gruppi di 4 maglie alte separate da 3 catenelle. Non vi ho detto all'inizio di questo video che mi farebbe piacere la vostra iscrizione. Vedo che molti guardano i video ma non si iscrivono. La motivazione io più o meno la conosco, è che qualcuno si è perso la password per entrare in Google, quindi non se la ricorda e quindi non può fare iscrizioni di nessun tipo. Una delle motivazioni principali credo che sia proprio questa. Comunque, se volete, iscrivetevi e cliccate sulla campanella e sarete aggiornati sui prossimi tutorial che farò che riguardano appunto questa mattonella. Ok, quindi facciamo 4 gruppi separati da 3 catenelle, 4 gruppi da 4 maglie alte. 4 gruppi, stringiamo il nostro cerchio e andiamo a chiudere come sempre nell'ultima maglia qui in alto. Ecco qua. Allora, come vedete, abbiamo questi 4 gruppi. Ora facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, che sarà la prima che andrà sopra questa praticamente. Quindi ne dovremo fare ancora altre 3 sopra alle maglie sottostanti, quindi 1, 2 e 3, e poi ne faremo 2 subito dopo nell'archetto sottostante, quindi una e due. Poi facciamo 3 catenelle e ancora altre 2 maglie, una, due. Poi lavoriamo sopra le 4 maglie sottostanti, sempre con le maglie alte, una, due, tre e ancora 2 maglie alte laterali lateralmente a queste 4, che in effetti, come vedete, diventeranno 8. Vi ho fatto qui uno schemino. Nel primo giro sono 4 i gruppi da 4 maglie. Nel secondo giro i gruppi sono composti dalle 4 maglie lavorate sopra a quelle sottostanti, più 2 laterali e più 2 laterali, in tutto 8 maglie. Infatti qui ne avremo 8. Facciamo quindi altre 3 maglie e andiamo a fare
l'altro gruppo da 8 maglie, facendo 2 maglie prima, le 4 maglie e le altre 2 maglie dopo. Quindi finiamo così questo giro. Allora, ho finito questo giro, devo andare a completare questo che avevamo iniziato dalla prima maglia qui. Quindi dobbiamo fare le 3 catenelle di separazione e altre 2 maglie laterali, quindi una e due. E chiudiamo qui con una maglia bassissima. Continuiamo così, altre 3, 1, 2 e 3 per questo nostro terzo giro e faremo adesso queste 8 maglie più 2 laterali, 2 e 2 e diventeranno 12. Poi faremo le 3 maglie di separazione, le 3 maglie di separazione e poi ricontinuiamo per tutti i lati, quindi facciamo così queste adesso sono 6 perché si concluderanno e diventeranno 8 con la fine del giro e le 2 maglie messe nell'archetto. Quindi adesso facciamo così, sempre i 2 aumenti, 1 e 2, le 3 catenelle e riprendiamo il giro da quest'altra parte in questa maniera. Ecco qui, vedete, si allarga sempre più, 1, 2, noi siamo qui al secondo, noi stiamo facendo adesso il terzo e poi faremo il quarto giro. Con il quarto giro, 1, 2, 3, 4, con il quarto giro cominceremo poi a diminuire, quindi andiamo avanti così. 1, 2, 3, sì, terzo giro. Col quarto giro, ultimo degli aumenti. Allora, io vi consiglio di controllare sempre che siano esatte le maglie, il numero delle maglie. Quindi in questo giro ne avremo 12, nel prossimo 16, perché magari manca, se manca una maglia, poi la mattonella non è precisa. Quindi ogni giro controllate perché è meglio cancellare un giro solo che magari quando poi ve ne accorgete. Può capitare perché magari uno si distrae e quindi può capitare. Allora, continuiamo così ad aumentare lateralmente in maniera tale da fare in questo giro 16 maglie per ogni gruppo. Quindi continuiamo così. Ora inizieremo le calature, cioè adesso dobbiamo tornare indietro per formare questo rombo e quindi facciamo in questa maniera, sempre le solite 3 catenelle, 1, 2, 3 e poi andiamo a lavorare 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. In questo gruppo, ed è il quinto giro, in questo gruppo alla fine dobbiamo avere 12 maglie. Allora, 8. Le ultime due non le lavoriamo, ma facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e poi facciamo 3 maglie alte in questo archetto, 1, 2 e 3. Facciamo ancora 3 maglie alte e andiamo a fare altrettante maglie alte, quindi a un gruppo di 3 maglie alte. Ora faremo di nuovo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo le prime due e andiamo qui nella terza a fare di nuovo le maglie alte. Quindi arriveremo alla terz'ultima, faremo ancora 5 catenelle e un gruppo da 3 maglie alte all'interno di questo archetto separate da 3 catenelle in questa maniera. Quindi andiamo avanti così per tutto questo giro e come dicevo in questo giro avremo 12 maglie alte alla fine qui sopra al rombo, ok? Bene che le separazioni con i 5 catenelle siano state fatte, i gruppi da 3 separati da 3 e andiamo avanti con il nostro
Sesto giro. Allora, 1, 2 e 3 e andiamo avanti qua. Così, fino ovviamente alla terz'ultima, perché in questo giro le maglie diventeranno 8. Quattro, 5, 6. Ok, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo in questo archetto e facciamo una maglia bassa. Adesso faremo ancora 1, 2, 3, 4 e 5 e andiamo a fare il solito gruppo come questo da 3 maglie alte separate da 3 catenelle. Una, due, tre e altre 3 maglie alte. Una, due e tre. 5 catenelle. E andiamo a fare una maglia bassa in questo archetto. Ancora 1, 2, 3, 4, 5. Saltiamo queste 2 maglie di base e andiamo qui a lavorare le maglie alte fino alla terz'ultima per poi ripetere la stessa cosa che abbiamo fatto qua. Iniziamo adesso il settimo giro che sarà l'ultimo delle calature, cioè praticamente adesso abbiamo fatto questo giro qui dove le maglie sono 8, finiamo con 4 e quindi faremo 5, una maglia bassa, 5, una maglia bassa, 5 e il gruppo da 3. Quindi proseguiamo così. No, scusate, ho sbagliato. 2, 3 e 4, esatto, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo a fare il gruppo da 3 maglie alte separate da 3 catenelle. Ok, quindi arrivati qua ci fermiamo un attimo e faccio vedere come chiudere qui. Allora, ho finito questo giro, che è il settimo praticamente, e però chiudiamo in questa maniera, non con le 5 maglie e poi chiudiamo qui con la maglia bassissima, bensì facciamo 2 catenelle, una maglia alta nella terza catenella, così, e poi in questo archetto che si è formato adesso con le 2 catenelle e la maglia alta faremo una maglia bassa. Poi facciamo 1, 2, 3, 4, 5. E andiamo a fare, saltiamo qui, andiamo a fare una maglia bassa in quest'altro archetto. Ancora 1, 2, 3, 4, 5 e facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 e ancora una maglia bassa. Adesso facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo a fare il gruppo da 3 maglie alte, ma che questa volta non separiamo da 3 catenelle, ma bensì da 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e ancora l'altro gruppo da 3, 1, 2, 3. Ora ricominciamo con 5 catenelle, finiamo il giro facendo una maglia bassa, eccetera, eccetera, fino ad arrivare qua dove faremo di nuovo il gruppo da 3 catenelle. Vi faccio vedere nella così.
qui, praticamente stiamo facendo questo giro qui, vedete che è formato solo dalle 5 maglie, dalle 5 catenelle e dalle maglie basse. Ok, continuiamo così tutto questo giro. Ok, sono arrivata prima del punto qui, il punto basso che abbiamo fatto, vi ricordate, 2 catenelle, una maglia alta e un punto basso. Adesso facciamo ancora 2 catenelle, questo è l'ultimo giro, 2 catenelle, una maglia alta dentro alla maglia bassa che avevamo fatto prima. Ecco qui. Rifacciamo una maglia bassa proprio qua e poi andiamo a fare proprio sopra alle 4 maglie, andiamo a fare 5 maglie alte, una, due, tre, quattro e 5. Poi facciamo un pippiolino, quindi 1, 2 e 3, torniamo indietro in questo spazio qui, facciamo una maglia bassissima, fatto il pippiolino. Adesso faremo altre 5 maglie alte, una, 2, 3, 4 e 5. Adesso invece successivamente in quest'altro spazio faremo una maglia bassa e continuiamo. Qui faremo 5 maglie alte, una, due, tre, quattro, quattro, 5, di nuovo un pippiolino, 1, 2, 3, con una maglia bassissima chiudiamo il pippiolino e facciamo di nuovo 5 maglie alte, una, 2, 3, 4 e 5. Andiamo qui e facciamo una maglia bassa. La stessa cosa, 5 maglie, un pippiolino e 5 maglie, faremo sia negli angoli che un archetto sì e un archetto no, in quanto qui subito successivamente facciamo una maglia bassa. Qui ripeteremo le 10 maglie alte con pippiolino, maglia bassa, 10 maglie alte, quindi sopra ai 4, qui sopra ai 4 dobbiamo fare sempre le maglie alte. Ricordatevi questo e vedrete che sarà molto semplice. Arrivati in fondo in questa maglia bassa che avevamo fatto, facciamo un punto basso e chiudiamo. Praticamente qui facciamo un punto perché qua saranno 10 maglie con il pippiolino, quindi qui chiuderemo con una maglia bassissima e la nostra mattonella è finita. Quindi grazie per aver partecipato al mio tutorial. Adesso farò poi un altro tutorial per poter attaccare queste due mattonelle e niente, tutto qui. Grazie per aver visto il mio tutorial e per esservi iscritti al mio canale. Se non l'avete fatto, potete ancora iscrivervi e cliccate sulla campanella e sarete aggiornati subito quando io metterò il prossimo tutorial. Ciao a tutti, grazie.